Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi siamo qui di nuovo con il diario di Greg perché abbiamo un altro esperimento da realizzare. Questa volta molto, molto simpatico, devo dire, e specifico per i party di compleanno, no? Di un amico o di un'amica, per fare una sorpresa un po' particolare. Vi spiego subito di cosa si tratta perché così sembra qualcosa di strano. Parliamo proprio del bicchiere parlante e adesso vi spiego bene perché. Abbiamo bisogno di innanzitutto un bicchiere di carta, un filo di plastica che in realtà è più simile a una fascetta e un legnetto appuntito, no? Uno spido appuntito. Qui abbiamo tutto l'occorrente, vedete, questa è la fascetta che vi dicevo con, vedete, queste linee sopra, simile appunto a una fascetta di quelle professionali, no? Che si usano sul lavoro, ed è importante proprio per il rumore che fa. E adesso vi spiego nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, come prima cosa dobbiamo creare un buchino nel mezzo del nostro bicchiere, con così, ok, buco creato. Ora dobbiamo far passare la nostra fascetta, ok, e farci un nodo verso la fine in modo tale che non esca dal buchino. Ok, vediamo se passa. No, perfetto, molto bene. Poi ora cosa dobbiamo fare? Con un po' di fantasia, ovviamente si richiede sempre un po' di fantasia ai nostri amici, faremo suonare, anzi, o meglio, faremo parlare il nostro bicchiere sulle note della canzoncina Happy Birthday. Sentiamo. Ovviamente ci vuole un po' di tentativi. Io inizio a sentirlo, voi cosa dite? Happy birthday! Più piano e più lento, no? Happy birthday! Ci vuole un po' di fantasia, ma si sente. Voi lo sentite? Eh? Lo sentite? Proviamo dall'altra parte. Dai, dai, un po' si sente. Ve lo riuscite a immaginare quindi? Perché io me lo sono immaginato e l'ho quindi sentito. Voglio sapere se voi l'avete sentito e quindi ve lo siete immaginato. Vedete, quello che permette il suono sono proprio queste linee, queste righe sulla fascetta, che permettono il fatto che quando ci scorre con l'unghia vada a contatto, appunto, il contatto con l'unghia crei un suono, no? E la successione di queste righe crea poi varie note. Per questo possiamo sentire Happy Birthday. Io devo dire che lo sento, un po' lo sento. Spero anche voi. Ovviamente il bicchiere in realtà potrebbe anche non servirci perché ci servirebbe solo la fascetta in questo caso, visto che è quella che suona. Il bicchiere è solo il pilastro, no? E qui si spiega che è anche il processo tipico del giradisco, no? Cioè il fatto che il 45 giri abbia queste linee, no? Sulla sua superficie, permette al giradischi di leggerlo in questo modo e funziona alla stessa maniera. Quindi qui ci spiegano anche qualche trucco, no? Per capire meglio come funzionano le cose, come funziona la musica anche, se vogliamo. Quindi io vi lascio con questo esperimento direttamente dal diario di Greg, spero che abbiate sentito un po' la canzoncina perché io l'ho sentita, quindi magari nei commenti fatemelo sapere se si è sentito e se voi avete provato anche a casa, perché in realtà non serve il diario di Greg ma serve semplicemente una fascetta. Quindi se il video vi è piaciuto ricordatevi di metterci un like e iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre novità, su tutti i nostri video, i nostri esperimenti che facciamo ogni settimana. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!